Non ripeterò tutte le ragioni che ci hanno portato a porci a questa delibera sin dal principio, senza dei dubbi e devo dire in maniera anche abbastanza isolata, però portando avanti l'opposizione più totale con tutti i mezzi, compreso l'ostruzionismo, all'approvazione di questa delibera. Negli interventi di lunedì abbiamo già approfondito ampiamente il tema e quindi devo dire mi associo comunque anche alle considerazioni che ha rifatto oggi il consigliere Marroni, non dissimili da quelle che avevamo fatto noi. Relativa al fatto che tutta l'operazione appare veramente, al di là della dialettica politica, un po' raffazzonata, cambiata tante volte in corso fino all'ultimo momento, anche di fronte ai cambiamenti e all'incertezza dello scenario nazionale, portata avanti con appunto, una serie di operazioni dubbie anche sul piano amministrativo e legale che saranno sicuramente impugnate, perché credo che i comitati referendari che oggi, forse un po' tardivamente, si sono organizzati per inviare anche diciamo, mail di invito al rinvio a tutti i consiglieri comunali, però sicuramente cercheranno di portare questa delibera in un tribunale amministrativo come faranno i comitati contro l'inceneritore. È una delibera pericolosa perché aliena la proprietà dell'inceneritore, che appunto è un'opera ambientalmente pesante, dannosa, che aumenta i rischi di salute, di mortalità nella circostante, a maggior ragione se non dovesse venire gestita nel pubblico interesse, quindi nel massimo rispetto delle regole, ma dovesse venire gestita in un'ottica strettamente di business. E quindi insomma, per tutte queste ragioni e per la più importante forse quella relativa al debito, cioè al fatto che questa operazione. Capisco che la maggioranza speri, il sindaco speri di rientrare nel patto di stabilità per sfuggire al commissariamento e alla figuraccia magari di andare a casa dopo soli 2 anni scarsi di gestione. Però insomma le incertezze sul percorso sono veramente tante e poi rimane comunque il fatto che anche non cambiasse lo scenario nazionale, anche entrassero tutti i soldi che si vogliono far entrare, si riuscisse a rientrare nel patto di stabilità per l'anno prossimo. Però poi l'anno prossimo saremo da capo, quindi veramente a questo punto non avremo più niente da vendere e quindi, come ripetiamo ormai da mesi, ci sembra che questa strategia sia suicida nel lungo termine, può funzionare nel breve, ma nel lungo termine non porta la città a uscire da queste secche, perché la situazione economica non cambierà a breve, perché i trasferimenti statali non aumenteranno, al massimo diminuiranno ancora, ci saranno ulteriori tagli e quindi la città non sarà in grado di reggere una situazione del genere nei prossimi anni. Quindi prima o poi la capacità di far fronte al debito si interromperà e a questo punto era meglio cominciare subito col patrimonio ancora a nostra disposizione a rinegoziare il debito con i nostri creditori, a cercare di capire come uscirne in attesa che sperabilmente cambi anche comunque lo scenario politico e economico della gestione dell'economia nazionale e che quindi anche questo continuo strozzinaggio degli enti locali però possa finire e che si possa finalmente avere una politica che lavora per immettere risorse nel sistema a vantaggio dei cittadini e non per sottragliere, per pagare dei debiti all'infinito che non si estinguono mai. Però l'ultima considerazione che volevo fare è veramente che la seduta di oggi è stata abbastanza vicina a un'allucinazione, perché a un certo punto c'è stata la Lega che difendeva il bene comune e diceva dobbiamo mantenere la maggioranza pubblica e il centro-sinistra che diceva no, dobbiamo vendere, poi motivato ovviamente per la necessità. Però, e quindi insomma si pone secondo me una questione di coerenza ai consiglieri della maggioranza, cioè di come essere coerenti, non dico con i propri valori, perché ognuno poi ha i suoi, ma con quanto è stato detto e promesso anche solo un anno fa, perché come ha detto prima in un intervento la mia collega, nelle linee programmatiche c'è scritto esattamente l'opposto, c'è scritto che la città non intende vendere la maggioranza delle partecipazioni, per non parlare appunto della campagna elettorale, delle promesse che sono state fatte, dell'assessore al bilancio candidato con Torino Bene Comune, ma tutti i candidati sostanzialmente si erano espressi a favore di mantenere il controllo pubblico di questi beni. E poi c'è la questione del referendum, riproposta all'ultimo momento ancora dalla sentenza della Corte Costituzionale. E il fatto che appunto, tutto sommato il Partito Democratico mi sembra più coerente di tutti, se posso permettermi, nel senso che bene o male ha sempre avuto una posizione abbastanza liberista, l'ambizione dell'ex sindaco è stata diventare presidente della Compagnia di San Paolo, quindi insomma c'è ormai una vicinanza dal suo mondo della finanza, che poi può piacere o meno, però perlomeno diciamo, si entra in una logica comprensibile, quindi forse è stata una sbandata il fatto di sostenere all'ultimo momento il referendum l'anno scorso con quei bei manifesti, poi dopo il risultato il vento sta cambiando, senti che bel vento eccetera, però insomma mi sembra che fosse più quella l'eccezione che quello che sta succedendo adesso. Mentre invece per le altre forze cosiddette di sinistra veramente si aprono degli scenari un po' da psicanalisi, perché dire che sui giornali il lunedì mattina che si vuole il rinvio della delibera e il lunedì sera in aula votare contro il rinvio della delibera di una settimana messa ai voti, oppure dire che si vuole vendere solo il 49% e poi in aula votare contro l'emendamento che riduce al 49%.
100% quello che si vende. Oppure dire che si è contro gli inceneritori e poi voler aumentare la durata delle concessioni e tenerci l'inceneritore ancora più a lungo. Mi sembra che veramente siamo in posizioni difficilmente sostenibili e difficilmente spiegabili da parte di Shell sicuramente. Adesso mi spiace che appunto il capogruppo Curto sia a Cuba, dove e oggi non sia neanche in aula per questo viaggio pianificato da tempo, e da parte di Italia dei Valori onestamente non si capisce neanche qual è la linea politica, perché ci sono due gruppi diversi che votano in due modi diversi, e quindi francamente è anche un po' difficile capire qual è, se esiste una posizione di Italia dei Valori su tutta questa materia, insomma, per cui uno voterà a favore e l'altro non voterà e andrà via dall'aula, e quindi onestamente non si capisce se c'è una linea politica. Di sicuro però non è quella del referendum, che avrebbe portato chiunque sia a difesa dei beni comuni di quanto deciso dal referendum a votare chiaramente no, e non a votare non favorevole, come è stato detto appunto dal consigliere Grimaldi, che tra l'altro non ha ancora trovato il tasto non favorevole, cioè mi risulta che o si vota no, o ci si astiene, o si vota sì, quindi insomma questo concetto di non votare favorevolmente onestamente non l'ho neanche tanto capito. L'ultima cosa che però volevo dire è che anche il sindaco forse potrebbe essere un pochino più coerente con quello che dice, perché lunedì è venuto qui a dirci che la nostra proposta alternativa che esiste per gestire questa situazione, che è quella di andare dallo Stato a dire qui bisogna rinegoziare i debiti degli enti locali, dello Stato e le modalità di gestione della politica economica e monetaria nazionale, ci è stato risposto dal sindaco, ma no, Torino si gestisce da sola, Torino non è come le altre città che vanno a mendicare a Roma un trattamento di favore o magari delle versamenti straordinari, un trattamento. Torino è una città importante, ce la farà da sola. E poi il giorno dopo era davanti alle telecamere, in mezzo alla strada, a protestare, a chiedere al governo di cambiare la spending review. Quindi forse noi siamo più vicini al sindaco di martedì che a quello di lunedì, però è preoccupante che anche in questo senso da un giorno all'altro cambi completamente la linea su questo argomento. Per cui per tutti questi motivi insomma ci troviamo di fronte a una situazione in cui il comportamento della maggioranza onestamente è spiegabile solo col fatto di essere con le mani legate da questa scelta, che però non è mai stata discussa, di rientrare nel patto di stabilità e di non voler mai a nessun costo rimettere in discussione il debito della città. E l'ultima nota è relativa al fatto che queste due aziende possano essere acquistate da IREN, che secondo noi è uno scenario ancora più preoccupante, perché IREN è una grande scatola vuota. E IREN sappiamo che è una situazione debitoria di oltre 3 miliardi di euro, quello che dicono i giornali, e quindi non si capisce come farebbe a cercare di gestire di acquistare, trovare i fondi per acquistare queste due aziende e poi gestirle e garantirne una gestione per il futuro, perché onestamente non si sa neanche se questa azienda possa sopravvivere nei 6 mesi. Poi capisco che nella strategia del sindaco del Partito Democratico IREN sia all'inizio di questa famosa multi-utility del nord, che dovrebbe creare una grande azienda capace di competere a livello internazionale, però se nei primi 3 anni di esistenza di IREN ha fatto un buco di 3 miliardi di euro, francamente non si capisce dove questo sogno possa portare. Cioè, onestamente, sembra più che questo modo di gestire questi beni comuni di tante città che sono stati messi dentro questa scatola sia più che altro li porti più che altro a mangiarseli, a farli sparire in un grosso buco, e quindi non si capisce come si possa pensare che aggiungendo un altro grosso buco come quello di A2A o comunque altri grossi buchi rimediati in giro si possa creare qualcosa che funziona. Si creerà soltanto un buco ancora più enorme, che prima o poi andrà in fallimento, mangiandosi però i nostri servizi, tutti quelli che li avevano messi dentro, e allora a quel punto vorremmo capire come farà l'amministrazione a garantire i servizi pubblici essenziali per i cittadini. Per cui per tutte queste ragioni voteremo assolutamente no a questa delibera. Grazie.